È un dolore che l'Aquila conosce bene perché 15 anni fa ha vissuto la stessa distruzione, la stessa paura. Sono passati 8 anni dall'incubo vissuto dalle popolazioni del centro Italia, dal Reatino all'area del Tronto, dal Lazio a Umbria e Marche. Un terremoto violentissimo con numerose repliche che portò alla morte di ben 299 persone, con quasi 400 feriti e oltre 41.000 sfollati. La prima scossa arrivò alle 3.36 del 24 agosto del 2016, un terremoto di magnitudo 6 della scala Richter che durò una ventina di interminabili secondi e che causò distruzione soprattutto alla città di Amatrice. Una scossa che fu avvertita in decine di comuni, da Teramo a Perugia, da Viterbo a Pescara, per un'area vastissima. La replica più forte di magnitudo 5.3, un'ora dopo la scossa principale. L'epicentro fu individuato a 1 chilometro da Comoli. I paesi più colpiti, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, Montegallo, Montereale, Acquasanta, Terme, Cascia e Campotosto. Paesi dell'Aquilano alcuni che hanno avuto anche la difficoltà del doppio cratere, avendo già vissuto il sisma del 2009 dell'Aquila. L'Aquila e Amatrice, fratelli nel dolore, sono state tante le iniziative intraprese dal comune e anche da singoli. Anche Red Blue Eagles, gli ultra dell'Aquila 1927, hanno portato avanti negli anni diverse iniziative legate al sociale e allo sport. Le immagini di quei momenti sono dolorose, la città dell'Aquila non dimentica, Rete 8 andò subito sul posto a documentare quella distruzione già patita dal capoluogo diversi anni prima. Allora il sindaco era Sergio Pirozzi, un amico dell'Aquila che torna volentieri, un allenatore che all'Aquila ha pure giocato. È un filo che unisce l'Aquila e Amatrice, ricorrente nel calcio, perché la squadra locale più volte fu accolta dalla popolazione di Amatrice per il ritiro all'Hotel Roma, amicizie e legami, e il capoluogo non può dimenticare, un filo importante insomma tra due realtà che hanno sofferto. Ad Amatrice oggi è il giorno del ricordo, di quella memoria che non deve mai venir meno. Sono tantissime le iniziative per ricordare il terremoto che coinvolgono la popolazione locale, a ricordo, a memoria di quelle tante vittime innocenti.